dopo il presidente, il direttore, l'allenatore Mister Antonelli, sono felice per lui. Partita ottima del suo Saronno, primo tempo, uno dei migliori primi tempi che abbiamo visto lo stadio di Cesare, secondo tempo un po' di contenimento, anche se ci sono state occasioni per chiudere la partita andare sul 3-0, dopo l'ultimo quarto d'ora forse un po' di paura, un po' di ripreso in un modo strano, la squadra si è abbassata un po' troppo e siamo arrivati a fine della partita. Ha visto questa partita? Il racconto della tua partita è assolutamente perfetto, mi trova concordo in pieno, ma io sono arrabbiato per due cose, per il gol non mi senti più a chiudere la partita e quindi lì sono molto arrabbiato, sono contento perché oggi anche se avessimo giocato male con il restante era importante per me, troppo importante per me, quindi sono contento per questo. Però nel sul 3-0, le situazioni del secondo tempo in cui abbiamo avuto la palla per il 3-0 anche e non scontate. E soprattutto secondo me per troppa sufficienza, questo mi parla tanto. Noi ci dobbiamo salvare, dobbiamo fare un po'. In queste situazioni lì noi dobbiamo chiudere la partita, ammazzare la partita perché meritavamo di vincere. Poi viene sempre fuori un gol che te la piace. L'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare è che quando ho fatto quel cambio loro non hanno iniziato a fare più del sito, invece io volevo avuto un discorso diverso, con il Scavo e Greco, fossero più liberi, buttarsi dentro negli spazi, perché si creavano questi spazi che loro stavano cercando di portare in tutti i modi, e invece sono tirati troppo indietro. Adesso gliel'ho già detto in spogliatoio, se dovesse mai capitare di rifare un'altra volta un cambio di questo genere, la copertura che mi dà il terzo centrale mi garantisce di spingere dentro il gol esterno, e quindi io devo essere molto più alti, molto più aggressivi. Invece l'hanno subita come se fosse il momento di tirarsi via, forse la partita di Cassano ci condiziona la testa perché da 3-0 a 4-3, però questo è importante averla portata a casa e spero che non facciamo più lavoro in questo.